Assessore, quest'anno i locali di Palazzo della Cultura messi a disposizione di tutti gli studenti per il Salone Orienta Media, un salone molto atteso dai ragazzi. Sì, quando mi è stato richiesto, proposto di organizzare questa importante manifestazione che ormai si svolge da anni a Palazzo della Cultura, ho creduto che fosse veramente una cosa particolarmente significativa. I ragazzi che entrano in uno dei palazzi più belli della nostra città e anche più significativi, ove è presente l'assessorato alla cultura, e che si interfacciano con le scuole, con gli istituti, con i docenti, ma anche con gli allievi già in essere. Credo sia veramente una grande giornata, saranno grandi giornate nelle quali ci saranno migliaia di giovani che si avvicineranno a Palazzo della Cultura, creando anche un ambiente per noi che ci lavoriamo particolarmente felice. Preside, parte oggi il Salone Orienta Media dal 21 al 24, ed oggi partono anche le iscrizioni online, il sito del Ministero è stato preso d'assalto. Quali consigli per le famiglie? I consigli sono quelli di fare in fretta, fare subito. Qui del resto abbiamo visto che questa mattina c'è un grande successo di pubblico, di partecipazione di giovani a Palazzo Platamone, in questa prestigiosa location del Comune di Catania, tanti stand aperti, tanti operatori che presentano la loro offerta formativa, tanti studenti di scuole medie interessati e partecipi. Quindi fare in fretta, darsi da fare, perché parte oggi la grande operazione per le iscrizioni online. Si può presentare una sola domanda. Il termine di scadenza per le iscrizioni è stato fissato al 28 febbraio. Le famiglie, per poter effettuare l'iscrizione online, devono individuare la scuola che interessa, compilare la domanda in tutte le sue parti, registrarla e inviarla alla scuola di destinazione attraverso il sistema iscrizioni online, raggiungibile dal sito del Ministero o preferibilmente dall'indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto. Il sistema iscrizioni online si farà carico di avvisare le famiglie via posta elettronica in tempo reale dell'avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia inoltre, attraverso una funzione web, potrà in ogni momento seguire l'iter della domanda inoltrata. In caso di genitori separati o divorziati, se l'affidamento non è congiunto, la domanda di iscrizione presentata online deve essere perfezionata presso la scuola entro l'avvio del nuovo anno scolastico.